Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video! Ma vaffanculo, che è calà! Hai ragione, oggi si parlerà di Eric Neri. Famoso calistenico, conosciuto negli anni su Facebook, dove pubblicava i suoi video di panca, squat e dips. E fu lì che io e lui ci scambiamo le nostre prime battute. Sapete, io rompevo il cazzo nei gruppi dicendo squat parallelo, panca di merda. E questo giovanotto, con questo fisico un po' secchino, magari come struttura, ma bello pompante, colse la mia attenzione. E a quel punto, vedendo le sue alzate, cominciai a dire no, mica male, molto forte, molto nervoso, nonostante non si applichi sui tre big. E poi dopo lui nel tempo ha costruito il suo percorso successo con Project Invictus, di cui ha fatto parecchi video. Ma oggi vedremo alcune sue alzate dei tre big e anche la mitra press, già che ci siamo. Quindi cominciamo con il primo video in cui ci racconta come ha raggiunto i 210 di squat. Questo sarà il primo di una serie di 5-6 filmati in cui illustrerò i miei principali risultati sportivi e in cui farò vedere in maniera generica il percorso che mi ha portato ad arrivare a quei numeri. Vedremo quindi quello che ho fatto e anche quello che avrei fatto magari di diverso. Le performance che andremo ad analizzare riguardano squat e stacco. Nello squat ho come record un massimale di 210 kg. Massimale di 210 kg. Vediamolo sul suo squat. Ok, un po' scatarrato sul muro, ma è valido. Nello stacco da terra ho come record un massimale di 260 kg. Ok, sumo per lui. Uncinata, bravo. Un po' troppo avanti sui quadricipiti. Chiude quasi al ginocchio. È uno stacchista come struttura. Decisamente uno stacchista. Questi numeri li ho ottenuti a un peso di 85 kg. Oggi abbiamo capito che Eric Neri ha fatto 210 di squat e 260 kg. Questo è quello che dice Eric Neri. Ora, Roberto, tu sai chi è Eric Neri? No. L'hai mai sentito? Mai visto, mai sentito in vita mia. Da come esegue gli esercizi e da come ha questa struttura, che ne pensi di Eric Neri? Non lo so. È un calistenico, non so quello che fa. È un powerlifter, è un bodybuilder. Oggi vediamo la che cosa. La struttura cos'è. Sembra un bodybuilder. Va bene, andiamo avanti. Con questi numeri si mette a ridere. La donna è incinta. I risultati di forza generica ci si scalda. Sono numeri decisamente discreti. Sì. Di questi numeri sono sì soddisfatto, ma non ne vado troppo fiero. Perché questo? Perché per tutto il tempo che li ho allenati, che saranno 6 anni, 7 anni più o meno, non mi ricordo di preciso quando ho iniziato, però sono sempre stato molto incostante. Cosa vuol dire incostante? Cioè proprio che magari una settimana li allenavo, poi 2 settimane no. Ok, Eric Neri ci sta spiegando che praticamente lui non si applica principalmente sui fondamentali, non è un powerlifter. Cosa c'hai da ridere? Mi fa ridere i riflessi sugli occhiali. Questo è bello di non avere le lenti. Ah, ma sta usando praticamente un illuminatore davanti, Rubè, per far luce. Sembra un cartone animato. Sembra che sta piangendo per la mia recensione. Eric Neri ci sta spiegando che lui non è un powerlifter, quindi ovviamente i ricarichi che fa per lo stimolo che dà a questi esercizi, diciamo che è abbastanza forte. E lo possiamo anche perdonare se ha questa... Si è messo sotto al culo. Messo il coso dei panni. Ma ci stai i panni dentro? No, è vuoto. E dove stanno i panni? Ho sfondato dentro la tua sedia rossa di bimbo minchia e ora devo usare questo, sì, cazzo i panni di... che stavano là dentro, ma dove stanno? I panni non ci sono mai stati dentro, il cucchiaio non esiste, andiamo avanti. Allora, dicevamo, Eric Neri ci sta dicendo che lui alla fine, non applicandosi sui tre big, quindi è abbastanza forte, cioè alla fine si può dire che questi carichi, però lui ha preso peso poi mi pare negli anni, quindi è riuscito a aumentare, più specializzarsi più sui tre big e meno sul calisthenics, in cui è richiesto un certo rapporto peso-potenza, anche se lui non è che ha le gambe molto grosse. Molti mi chiedevano, ma Eric Neri è natural? Perché ha un fisico molto svenato. Ma ragazzi, ma quelli che voi vedete molto svenati sui social, poi dal vivo sembrano meno grossi. Più la BF è bassa, più uno sembra grosso. L'ho visto anch'io su di me, quando appena sono sceso, io, Domingo, che hai fatto? Sei trasformato? No, sono sempre io. Quindi io per tutto il periodo, compreso quest'anno, li ho allenati magari nel periodo invernale per poi mollarli completamente all'inizio della primavera. Quindi comunque sono numeri frutti. Comunque è un po' noioso, cioè è troppo, un po' robotico. La questione è che è sempre stato comunque un percorso molto lineare, cioè non ho mai incontrato difficoltà. Parla proprio come tutti quanti gli istruttori di Project Invictus. Con pochi chili massimale e io oggi ho fatto la relazione con dei chili in più.
senza riscontrare difficoltà in qualche parte del movimento, metti avanti, necessità, se che soldi, taglia. Avanti, che non ci interessa qua. Sicuramente dovrò lavorare sui complementari, perché finora ho fatto semplicemente squat e stacco. Gli unici complementari che avevo inserito erano front squat e... Eric Neri non mi risulta che faccia panca piana, ovvero io ricordo dei video in passato in cui faceva la panca, non aveva proprio un grande arco, ma dato che lui faceva principalmente dips, ha un buon transfer sulla panca a livello di forza, ma non a livello tecnico, perché l'esercizio più tecnico ha transfer sempre sull'esercizio meno tecnico, non è mai il contrario. Quindi uno che fa una buona panca piana avrà più transfer sui dips, perché è molto più semplice, perché dips è come una panca piana, un po' più stretta senza leg drive, mentre uno che fa dips farà più fatica nella panca piana perché è un po' più multiarticolare come esercizio. Vabbè, passiamo all'azione, mi sto annoiando. Sì, io direi di mettere un altro video in cui si chiama D of Deads, dovrebbe essere lo stacco da terra, vedi un po', vai avanti. Faccio come minority report. Vai avanti, avanti, avanti. Scorri, scorreggia avanti. Scorreggia. Scorreggia, sì, scorreggia, scorri. Quest'uomo c'ha tanti iscritti, ma come visualizzazioni vedo che non è tanti rispetto ai suoi video che fa. Forse più quelli che ha fatto col progetto Invictus. Quindi non è un... Eccolo, The Day of Dead. Il giorno dei morti viventi. Salve, oggi dopo un po' portiamo un video sull'allenamento. Visto che parlare, bla bla bla, va bene, però bisogna anche allenarsi un po'. Prima però pausa. Andiamo a fare bene. Salve, oggi vedremo un video sull'allenamento. E, oh, ma che sei impasticcato? Ma guardate che faccia che fai, io non lo so. Eric, che ti sei preso la sera prima? Cioè, le pupille dilatate. Semplicemente allegro. Ah, tu sai, c'hai gli action figures lì. Cosa sono? Fate, fatine? Sembrano fate, sì. Quelle che si vede quando si impasticca, forse. Steady. Questo quadro si vendeva o all'Ikea o... Vabbè, andiamo avanti. Salve, oggi parleremo dello stacco da scheletro. Scheletro. Diretto. Un paio di barrette, no, i carboidrati, tarallini portati con anche tu gli integratori, regalo apprezzato. L'allenamento di oggi sarà sullo stacco da terra. Sì, vorrei portare più robe al corpo libero, calice eccetera, ma ancora mi devo riprendere abbastanza. È un Terminator, è un T-800. Non è proprio uno scherzo. La mia missione è di essere venuto sulla terra per salvare Sarah Connor. Terminator 4, il vero seguito. Mica viene sulla terra il Terminator. Sì, dove viene? Ho capito, detta come hai detto tu, sembra che è un alieno che viene sulla terra. Ah, ok, dai, una trama diversa poteva starci magari. Quello che farò oggi sarà arrivare gradualmente a una singola pesante, oggi saranno 250 kg, e poi fare un max rep con 205 kg. Visto che tra un mesetto vorrò testare... Ma di dov'è lui? Allora, lui dovrebbe essere dall'accento, vediamo se indovini. Non so. È di una regione. San Marino. Sai che ci sei vicino? Perché lui dovrebbe essere dalle parti di Ravenna-Rimini, se non sbaglio, Cesena, non mi ricordo, Cesenatico. Vabbè, comunque Emiliano, Emilia-Romagna. Siamo con regionali. Questa settimana ho provato delle singole fattibili, ma abbastanza pesanti. Sì, andiamo avanti. Per vedere più o meno come si muove. Niente, quindi, ho parlato fin troppo. Esatto, andiamo avanti. Fascette, dai, prima avevi uncinata, ora le fascette. Chi è quella? Bilanciere che flette, tira molto. Easy, è andato easy. Questi quanto sono? Uno per 225 kg. E si chiama che gobba la Kostantinov. Cioè il tizio comunque... Beh, le prime che ha fatto sembrava che non le chiudesse. Non è grossissimo, vedi, è forte. Comunque sì, c'ha le fascette, c'ha il bilanciere che flette, sarà un bilanciere pure da VL, adesso non lo so. Non riesco. Allora, lui come struttura sicuramente farà tanti chili di stacco. Se non sbaglio lui fa 2 stand di stacco e 12 di squat, quindi è un bel divario, tipico di uno stacchista. Punk, non credo che abbia fatto più di 150, adesso non ricordo, non penso che ci siano video sulla rete. Però comunque come livello generale è forte. Non è un agonista, non è a livello di agonisti, ma è forte. 2,50. 150? 2,50. Sì, 250. Vuoi 2 pacche sulla schiena? Vuoi la pompetta? Pacchi, pompe, questa mi sa che cerca qualcosa, eh. Vuoi un pompino?
Mamma mia, com'è chiuso. Ma chiude le ginocchia. Dio buono. Hai fatto fatica. Ne chiude una. È tutto così. Chiudi, chiudi le spalle indietro. Come dicevo io, non le chiude. Perché ha queste fascette che lo portano avanti. Parte molto di quadricipiti, non usa bene i femorali, non ha, è più un mezzo sumo. The future behind you. Ecco, è Terminator, te l'ho detto, viene dal futuro. È venuto per distruggerci. Guardate che efficienza, è una macchina. Ah, io sto a guardare quello dietro. Non so perché. Quello sta facendo... Sta cercando di accendere il motoscafo. Il motorino. Io ora al volo la parte conclusiva del video, perché ieri l'avevo girata poi in macchina, era completamente scuro e non si vede assolutamente niente. Dunque l'allenamento è andato molto bene, lo stacco si è mosso molto meglio. Bene, ho cercato di manovrare bene l'interruttore, ho perfezionato questa traiettoria e in fase potrei avere dopo lo stacco che l'ho fatto. Quest'uomo non ha empatia. Andiamo a vedere la military press, 110 kg military press. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal titolo estremamente tecnico. Questa è la prima parte in cui vedremo qualche concetto. Sì. Fammi vedere cosa parla. Tutto il video parla. Sono 3 minuti, vai, metti un attimo. Ma non c'è un cazzo. Ma giusto vedere cosa dice. Fammi sentire qualcosa, vai avanti. Mi hanno insegnato a dire così, altrimenti andrà persa per sempre e resterà nell'hard disk insieme alla seconda parte di discussioni calisteniche. La prima domanda che ci dobbiamo porre è: si può fare ipertrofia a corpo libero? Allora, io ho capito qual è il suo problema. Lui ormai è talmente culo e camicia con Progetto Invictus e parla come Biasci. Buonasera Londra, oggi vi parleremo dell'uovo. La vitamina D come si attiva? Cioè praticamente l'hanno completamente desautorato, depauperato, svuotato, gli hanno tolto l'anima, questa è una macchina. Biasci lo comanda a distanza, con in remoto, no? Buonasera ragazzi, oggi vi parleremo dello squat da calisthenics. Cos'è lo squat da calisthenics? Buonasera Londra, allora... Cioè, Biasci. Che Londra. Sai chi è Biasci? Uno dei più grandi guru del fitness YouTube. E lui, lavorando con lui, ormai è completamente... Non è... Lui è un automa. È Biasci. Come ti ho detto, Biasci, con il telefono in remoto, gli fa parlare. Buonasera, Londra. Oggi vi parleremo dello squat da bodybuilding. Cos'è lo squat da bodybuilding? E mettigli gli occhiali, serve perché, se tu ti ricordi, Arnold nel film metteva gli occhiali per coprire l'occhio bionico, no? Del Terminator. Ora, quello sembra trasparente, ma in realtà è uno specchio. Ah, io pensavo che era per nascondere la sua identità di Superman. Perché ti pare Superman questo? No, però se si mette gli occhiali pare quell'altro. Gli ha appena vomitato nella maglietta. Vabbè, vai avanti. Che ha vomitato? C'è scritto Wild. Fa vomitare. Mente sì. Vediamo il perché andando a semplificare estremamente le cose. Che cos'è l'ipertrofia? L'ipertrofia è un adattamento che il nostro corpo sviluppa. Sì, parla come Progetto Invictus. Stimoli ricevuti. Ora, che questo stimolo sia la panca piana, sia la panca sui manubri, sia piegamenti a terra, eccetera, eccetera, il nostro corpo non può sapere se stiamo usando un peso. Bravo, non può sapere se fai calisthenics, BB o powerlifting. Se risponde. Stimolo e questo mi è piaciuto. Allora, questa è una cosa molto interessante, perché molti dicono, no, se vuoi fare BB devi fare stimoli da BB. Allenarti come un BB, ma il nostro corpo non è che sa se tu fai BB, PL, calisthenics. Lui dà uno stimolo e lui si adatta. E questo è il punto che cerco molte volte di dire, che non è questione se fai PL, BB. L'ipertrofia è multifattoriale, non devi fare per forza un settore votato a quello. Il nostro corpo non dice, ok, lui fa PL, quindi non cresciamo. Ma fai bodybuilding, quindi allora sviluppiamo solo l'ipertrofia e la forza la blocchiamo. Sono una marea di minchiate, ragazzi, capite? Non funziona così. Quindi l'ipertrofia è multifattoriale. Powerlifting, crossfit, weightlifting, calisthenics, eccetera, eccetera, si può sviluppare ipertrofia. Oh, 90 minuti d'applausi. Ok, all right. Per sviluppare ipertrofia, e la risposta qui è ovviamente no, anche perché fosse stata sì, tutti i bodybuilder farebbero calisthenics. L'attività migliore per sviluppare ipertrofia è l'allenamento in palestra. E andiamo a vedere perché e quali sono i vantaggi rispetto all'allenamento a corpo libero. Si possono usare esercizi con leveraggio più complesso in modo da tenere sempre alta l'intensità. Io sono zavorato i coglioni già. Bravo, zavoriamoci fuori qui e mettiamo il military press. Non è per lui, è che... Sì, parla troppo... Salve ragazzi, oggi adesso mettiamo la military press 112 kg, quindi ora vediamo la military press e come si fa, come si svolge e come la eseguiamo. Vai, eccolo qua, in shorts, ha specificato in shorts, perché giustamente cambia qualcosa. Forte. Quant'è? Ciao ragazzi,
110 kg, ok, stop. Ora, devo dire, molto molto forte. Qua già vediamo la sua predisposizione più verso la military, perché per uno che fa 110 military mi aspetto meno un 170 o 180 di panca, più o meno come proporzione. Marco P, ti ricordo che vide questo video, perché alcuni disse, tu sei forte, ma guarda lui che pesa di meno. Lui devi mettere il beep quando me dici Marco P. Dicevo Marco beep, perché non vuole lo faccio io. Marco P. Marco P. Hai visto questo video di Eric Neri che fa molto più di te? E lui rispose, vabbè, ma lui pesa meno, non è perché pesa meno è più forte, è normale, se è alto un metro è un nano, è leve più corte, quindi lui, insomma, vabbè, non ha mai accettato Marco l'idea che qualcuno superasse i metri, perché se a Marco gli togli la military non gli rimane niente. È come se io gli togliessi il bulgaro a Marco perché magari l'ho fatto meglio, ma no, l'ho già fatto, ma non diciamoglielo. Benvenuti ad un nuovo video. Oggi non è questo. È finito quello. Tutto qua. Cioè, 15 secondi, neanche 15 come ce la fa. Ma mette play che è già finito. Andiamo avanti, dai, sennò il pubblico si annoia. Vediamo un po' questo, ci sono 8 minuti, qua forse parla come ce l'ha fatta, vai. Cioè, questo colpetto però non si usa le gambe, però rimane sempre un po' avanti. Sembra che non chiude bene. Fuck! Cosa ha detto? Fuck! Raccontaci un po' di te, dai, come hai fatto? Sì, ci crediamo che pensano quelli. 25. Cos'è il culo? Cosa vuole fare adesso? Un'altra volta? No, il replay. Ah, gambe larghe, devo dire. Siamo un po' fuori fuoco, aspetta. Sì, se tocca il soffitto, tromba, guarda. È vero. Che troia. Se tocca il soffitto è valida. 110 kg di military press al peso che oscilla tra gli 83 e gli 84 kg. Questo è sicuramente uno dei risultati sportivi che maggiormente mi dà soddisfazione, perché è stato a lungo. Fermo! Pausa! Questo video è una chiara frecciatina a Marco. Non so se ricordate il dissing, ma all'epoca dissi che Marco si faceva. Si faceva di. Cos'è il cocktail che si faceva Marco a Milano? Aperol Spritz. E infatti, guardate qua. Lo spritz è il cocktail preferito da Marco PT. Vabbè, qual è il problema? Siamo in Italia. E si beve il vino, cazzo! Vai alla Mudabia a vivere! Ok, andiamo avanti. C'è una sacca qua con i pesci morti dentro. Lungo cercato, è stato quasi raggiunto per poi sfuggire. Ma infine sono riuscito a portarlo a casa. Quindi io sono stato in grado di raggiungere Sana Cornor e non farla sfuggire. E sono riuscita a raggiungerla. Mission accomplished. Backup degli ultimi anni, come è andata la progressione? Ha dei backup, vedi, tutto nell'hard disk, è un robot, cazzo, lo dico! Eric Neri non c'è più, l'hanno sostituito con una macchina. E poi dicono che sono paranoico. Biasci, cosa gli hai fatto a Eric Neri? Skeleton, Skeleton. Per tutto l'anno livello, vedi, parla per livello, backup, raggiunto, obiettivo, bo. Ai piegamenti in verticale zavorrati usavo più la military. Stop, basta, rewind. Bene, torniamo al percorso. Siamo a metà dicembre e sono riuscito cos'è, a portare 107 kg di military press. Nelle settimane successive riesco a portarmi a casa anche un 3x3 con 100 kg, quindi 110 sono lì a portata di mano. Poi però durante le feste faccio esattamente così. Vabbè, l'ultimo video, ragazzi, perché non ne posso più, si sta persino la telecamera non ne la fa più, si sta surriscaldando. Ho fatto un attimo una pausa. Non è bello da te questo esercizio. Cosa sta facendo? Questi esercizi non sono belli da vedere. Infatti, ma guarda, un calistenico mi ha detto: parli tu che sei forte, perché non provi a fare un chin-up con un braccio? Altro che il totale che fai. Cioè, secondo loro è più difficile fare questo che alzare 700 kg di totale. Tu che dici, Roba? Siamo bravi. Beh, gli occhi sono andati molto molto bene, soprattutto le serie da tre. Già, fa il moccolo. C'ha un bel pettorale, devo dire. Aspetta. Le altre che sono lisce, però vernice opaca con la magnesite, non ho avuto assolutamente alcun problema. Passiamo ai climb push up. Ci sta bene, se vuoi te li regalo. Eccetera, non avete problemi. Ecco, quando si fanno esercizi in salute, come appunto il ecco che... Ci avveniamo? Vai avanti. Anche... Ok, questi sono i classici esercizi. Oh, mica male questo. Bello, mi piace. Lui ha sempre avuto un ottimo tricipite. Mi ricordo anche Luca Domeniconi ne parlava.
Bello, piace. Sono i cosiddetti esercizi da calistenico, perché lui qua aveva ancora, era calistenico, guardate che fuscelli che ha sotto le gambe, un secco. Bella sta visuale, sembra proprio un aereo. Non si vedono i quadricipiti. Però dal bacino sì, sembra più secco. Ha un dips però in sospensione, con le gambe pure. Muscle up. Vabbè, ma sarà capi, sarà 60 kg bagnato. Ciao ragazzi, benvenuti all'ultimo allenamento della settimana. Oggi ho fatto la cosa tipo più difficile che abbia mai fatto in tutti questi anni di allenamento. Cosa? Ho chiuso il 5x5 di squat con 160 kg. La pianta dietro è cambiata un'altra volta. Allora, quando lui va a fare al parco a calisthenics, la pianta non la vedi perché è pieno di piante. Però effettivamente lui sta pianta se la porta ovunque. Come il personaggio di Leone, il sicario, no? Che si porta sempre la pianta e la annaffia. Ora qua si vede che è caduto il pesce, c'era il pesciolino appiccato prima con l'acqua, sì, cadendo l'ha innaffiata e la pianta è cresciuta. Il pesce è morto però, e lui qui è dispiaciuto, vedete? Questo è un video che parla del pesce rosso, che infatti si vede la mano del teschio, che va verso i fiori, nella maglietta, capito? E non è nel mood adatto oggi lui. Che li guardi i piedi? Cerchi le monetine per terra? E prima quando scuotavo mi ricordo facevo sempre la passava così. Sembra che stavo gonfiando una pompa. Sembra un vecchio che cerca di scopare. Sta gonfiando un pneumatico. Cos'è Spartaco? Marche? Non lo so, non mi interessa. Comunque la Certosus, no, già non mi piace. Power Gear, Doom 64, codice sconto. Beh, comunque lo squat è un po' appoggiato, un po' stile VL. Però non capisco se è low bar o high bar. Come esce male, a passetti. Ah, comunque il 5x5 abbiamo visto, dai, vai avanti. Cosa hai detto? Mizzica. Sì, le ginocchia come schioccano? Aiaiaia. Ci sta lasciando un crociato. Allora, quando fa click le ginocchia è becca la valida. Serve proprio a beccare la valida. Valido! Vai. Valido. C'è il sensore. Adesso fa Paperino. Valido. Uè, che cazzo fa? Infine, come ultimo esercizio della seduta, ho fatto 5 di da 3. Cosa hanno fatto le dita? Cioè, l'artrosi alle mani è venuto. Vediamo il chin-up. Ci vediamo la prossima settimana. Finito? Poi vai da si sbatte la testa con il soffitto. Che fa? È una macchina, io dico che è una macchina. Biasci, tira fuori il vecchio Eric Neri. Dove fine ha fatto? Lo hai rapito, di la verità. Sì, ma perché tocca a terra? Cos'è, un chin up response? È perché non è abbastanza alto. Non lui, la struttura. E poi il zavorrato. Udini adesso è diventato. È una doccia? C'è la doccia fuori. Ha un gym in bagno. No. Vabbè, basta, dai, chiediamo. La gente è stufa. Ora, questo... Qua sta magro, eh? Sta definito. Vabbè, ma la foto sembra grosso. Questo è il nostro video su Eric Neri, quindi spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, fate esplodere questo video sulla rete, faglio che diventi numero uno su tendenza, perché è un anno che tiravo dietro sto video. Infatti vi avevo promesso che dopo che avrei fatto il muscle up, l'ho promesso a febbraio, l'ho fatto a febbraio l'anno dopo, vabbè. Per chi non avesse visto, vi metterò il mio video del muscle up, anche se è un po' chippato, mi sono demolito una spalla, perché ho provato tantissime volte per farlo. Tira! Ragazzi... Per coaching info e non ero in depressione come mi ha detto Matteo, ma sono stato un po' così per chiudere. E sai, come fare la panca senza incastro può farvi male. Che ne pensi, Herbert Ballerina, di questo video, di questo personaggio? Classico fitness youtuber. Notare che c'ha 30.000 iscritti lui, 40.000 con te, e c'ha visualizzazioni non tanto alte.
segno che i suoi video non sono molto visti e insomma, a parte quelli che ha fatto con Invictus, non è un personaggio che va tanto forte, comunque è famoso. Io, come ho detto, su Eric ho una buona opinione, non mi sta antipatico, anzi questo è un video reaction, ma neanche tanto alla fine. Non ho trovato tante esecuzioni, non c'è un video di Panga per quel che ho visto, quindi non posso commentare oltre. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi faccio il mio più grandi graditi saluti e alla prossima. L'attrezzatura che vedete nella mia home gym è ovviamente sponsor Power Gear, azienda leader nel settore da tanti anni, tutto acquistabile sul sito www.powergear.it e in cui potete usufruire del mio codice sconto DOOM64 avendo un risparmio totale del 6%, unico in Italia a darvi questo sconto. Quello che potete comprare ovviamente è un half rack per poter squattare e spancare in sicurezza a casa, una panca regolamentare con schienale molto duro, i dischi ovviamente Power Gear con taglio sottile per poter riempire tutto il bilanciere senza problemi e ovviamente una pedana in 2x1 professionale per poter evitare noie con i vicini, una leva da stacco e un bilanciere 29 mm Power Gear con cui potete caricare tutti i dischi che volete. Tutto questo ovviamente sempre su www.powergear.it.